Questo è il mondo che appare ai nostri occhi, ma questo non è il mondo che vorremmo vedere. Si stima che la produzione mondiale di plastica abbia raggiunto i 400 milioni di tonnellate annue con una crescita del 4% ogni anno. 400 milioni di tonnellate di plastica che tra l'altro sono il peso di oltre 2 milioni e mezzo di balene. Milioni di tonnellate di petrolio che impattano sull'ambiente e che tra l'altro sono soltanto il 4% di tutto il petrolio estratto. Nel mondo l'imballaggio, lo sappiamo, è il principale campo di applicazione della plastica. In Europa le plastiche per imballaggio rappresentano un terzo di tutto il materiale plastico prodotto, con una vita media che è inferiore ad un anno. Nel 2013, proprio in Europa, sono stati prodotti 78 milioni di tonnellate di plastica per il settore degli imballaggi e il 98% di questi proveniva da materiale vergine, cioè da petrolio. Di questi, solo il 28% è stato recuperato per via energetica o riciclato e nel riciclarlo è stato possibile dare vita a nuovi prodotti. Il 40% invece è stato accumulato nelle discariche, mentre il 32% è stato disperso nell'ambiente. Più di metà della plastica prodotta non è quindi stata recuperata e questo ha contribuito grandemente a inquinare l'ambiente circostante. Ma il recupero della plastica però esiste, ed esiste nonostante la vastità e la complessità dei prodotti immessi sul mercato. E questo è possibile grazie allo sviluppo delle tecnologie che conosciamo già da ieri, che stiamo implementando oggi e che ancora dobbiamo scoprire per il nostro futuro. Sebbene oggi sappiamo che queste non garantiscono ancora un recupero sufficiente a fronte della vastità della produzione. E quindi cos'è fondamentale? È fondamentale che la tecnologia e il senso civico viaggino di pari passo e che ognuno nel suo piccolo faccia la propria parte, evitando la malgestione e soprattutto la dispersione incontrollata nell'ambiente, ancora oggi molto presente. Questo è dimostrato dai 15 milioni di tonnellate di plastica che per esempio finiscono in mare ogni anno, soltanto perché non sono state gestite correttamente a terra. Ed è questo il mondo in cui viviamo. Ma è questo il mondo in cui vogliamo vivere? Pensate che nel 2017, solo 4 anni dopo il 2013, in Italia, tra recupero energetico e riciclo, è stato possibile recuperare oltre l'83% della plastica prodotta. Soltanto il 17% è stata dispersa o, nella migliore delle ipotesi, è stata destinata a discarica. E si può fare di più, si deve fare di più. Recuperare significa tante cose, significa ottenere tappeti da reti da pesca, ottenere maglioni da bottiglie di plastica, ottenere componenti per auto e motorini da imballaggi. Di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di consapevolezza, di coscienza e di conoscenza. E occorre favorire il recupero, occorre riprogettare per prevenire. C'è bisogno di questo e molto altro per il mondo che vogliamo. C'è vita dopo la morte del rifiuto. Valorizziamola per il mondo e per noi.